Ciao a tutti, benvenuti nel canale di Brasil Italia. Come alcuni sapranno, io ho un blog, Brasil Italia, è nato nel 2009, dovrei avere circa un 700 post e finora ho ricevuto, penso, un 4.000 commenti. Alcuni di questi sono positivi, nel senso che mi hanno fatto dei complimenti. Molti sono intelligenti, nel senso che chi ha commentato ha mostrato il proprio interesse, le proprie idee, le proprie opinioni senza problemi, ma alcuni, per fortuna, non molti, diciamo che sono stati un po' bruttini, usiamo questo termine. E in questo video vi mostrerò alcuni dei commenti, diciamo, peggiori che ho ricevuto nel blog. C'è da dire una cosa, i commenti peggiori diciamo che li ho ricevuti all'inizio. Per quale motivo? Perché all'inizio avevo fatto in modo che chiunque potesse commentare nel blog senza preoccuparmi di moderare i commenti, senza preoccuparmi di quello che scrivevano, perché a quel tempo mi sembrava giusto così. Però poi che succede? Che col tempo ho iniziato a ricevere molti commenti, diciamo offensivi, più che altro da brasiliani ma anche da italiani, perché evidentemente quello che dicevo, quello che parlavo dava fastidio a qualcuno. Allora, cosa ho fatto? Ho dovuto modificare il sistema dei commenti, adottare il sistema Discus, che è molto buono, molto valido e penso che sia il sistema per commentare, per lasciare dei commenti il migliore in assoluto, perché questo ti permette anche di scegliere quale commenti pubblicare e se vedi che una persona rompe troppo le balle la puoi bloccare e fare in modo che questa persona non possa più commentare nel tuo blog. Per questo appunto da alcuni anni a questa parte in questo modo non ho più ricevuto nessun commento brutto, spregiativo, offensivo. Ma andiamo a vederne qualcuno. Non sono in ordine cronologico, sono a caso, quindi quello che c'è, c'è. Cominciamo con questo. In questo posto qua, ah, credo, che è un'espressione brasiliana, potremmo tradurre come ah, porca miseria, pensa che roba. In cui parlavo di una proposta, diciamo così, in cui si diceva che c'era la possibilità di mangiare insetti per debellare la fame nel mondo o per altre cose. E in questo post, che non c'entra niente col Brasile, non c'entra niente con niente, in cui ho solamente pubblicato un articolo che ho trovato su un giornale. Qualcuno intelligente mi manda questo commento, questo blog fa veramente schifo. In effetti è vero, non è molto buono, cosa ti posso dire? Altro post, le donne più belle del mondo. Ogni tanto si trovano su internet molte classifiche di vario genere, la maggior parte però sono, diciamo, false, nel senso che non c'è una qualcosa di ufficiale, di serio in queste classifiche. In questa classifica che ho trovato sempre su una rivista, su un sito, non ricordo più quale, secondo questa classifica il paese con le donne più belle del mondo è il Brasile. E qui ho mostrato alcune foto di alcune bellezze brasiliane. Se vi interessa andate a vedere il post perché è interessante. E anche qui qualcuno si è offeso per quello che ho scritto, che poi è bello, mettiamo una cosa in chiaro, molti post che ho fatto nel mio blog, non è che me li sono inventati, ho trovato delle notizie appunto su internet, su vari giornali e li ho postati nel mio blog. Però c'è molta gente che dopo si arrabbia con me, come se fossi io a scrivere queste cose.
Infatti, questo qua, un altro anonimo, perché la maggior parte sono tutti anonimi, cos'è che ha scritto? Esti blog è un culo, so sei merda, che schifo. Vabbè ragazzi, non è colpa mia se parlo di queste cose del Brasile così, io parlo di questo, ma non è l'unico commento un po' in questo modo, perché anche questo qui ha commentato. Traduco in italiano per chi non sapesse il portoghese. Quante cazzate, diciamo così. Questo non sembra nemmeno cellulite, sembra carta schiacciata, perché nelle foto che ho mostrato alcune bellezze brasiliane, praticamente Miss Boom Boom Brasile, non so più di che anno, che andate a vedere nel blog, è una cosa orrenda, sono. Pur sembrando delle belle donne, sono pieni di cellulite da far paura. E appunto questo qua mi dice che non sembra nemmeno cellulite, sembra carta schiacciata, alcuni sederi sono stati aumentati di proposito, devo migliorare il mio Photoshop, non sa nemmeno scrivere questa persona qua. Poi conclude con una bellissima frase molto delicata. Se desideri mettere il cazzo nelle brasiliane, esci dalla TV e vieni per il mondo reale. Allora, beh, qui è inutile stare qui a commentare commenti del genere. Altro posto, questo qua del 2012, il Brasile è il secondo paese con più disuguaglianza sociale, ma questo lo sappiamo tutti, e pur essendo del 2012 potete stare tranquilli che ora nel 2017 non è cambiato assolutamente nulla. Però anche qui, una notizia che ho trovato su internet, qualcuno si è arrabbiato. Perché? Ma, vai a sapere. Però questa volta non si è arrabbiato con me, per fortuna. Qui sta rispondendo ad un'altra persona, a mio amico Giancarlo, gli dice: Giancarlo, non sei felice, torna nella tua Italia. Perché questa è la classica frase che io personalmente, ma praticamente tutti gli stranieri sentono qua in Brasile. Non ti piace Brasile, torna a casa tua. Questo ce lo diranno sempre, ogni minuto, per ogni occasione. Altro posto, il Brasile non paga i debiti. Era riferito, sempre da una notizia, in poche parole, siccome qui c'era l'idea di fare un treno ad alta velocità. Trovo un'idea assurda perché non ci sono nemmeno i treni qua in Brasile, però vabbè, l'idea c'era di fare un treno ad alta velocità, il progetto, diciamo così, è stato fatto ad un'azienda italiana, grazie, però appunto sembra che dopo il Brasile, il governo brasiliano non abbia pagato, cose che succedono. E a me queste persone qua mi fanno morire da ridere, sinceramente, pensano di farmi arrabbiare, ma è esattamente il contrario. Allora, torno a dire, io porto una notizia di cui si dice che il governo brasiliano non ha pagato questa azienda, diciamo così, italiana, e cosa fanno? Mandate tutti a cagare. Rivolto a me, rivolto a noi italiani, ovviamente. Altro posto, Brasile, paradiso per omosessuali? Punto di domanda. Perché sembra che appunto qua in Brasile gli omosessuali abbiano una vita, diciamo, facile, diciamo che ce ne sono tanti, ma non è affatto così, non è affatto vero. Molti omosessuali, molti gay hanno dei seri problemi qua in Brasile. E anche questa volta, anche se ho voluto trattare un argomento, diciamo, serio, senza criticare il Brasile o i brasiliani, ovviamente qualcuno, questa tipa qua, Monica Brasilera, si è arrabbiata con me e sempre con questo mio amico Giancarlo, scrivendo appunto una cosa del genere: Franco e Giancarlo, perché non vi siete sposati con delle italiane? Almeno non dovevate fare questi discorsi del cavolo. Guardate i problemi in casa vostra che fanno di peggio, ma per favore, prima di parlare così, eccetera, eccetera. C'è gente impressionante, è impressionante, ma non è l'unico. Questo qui di un altro anonimo, anche qui, questo qua afferma che in Italia ci sono
molti travestiti brasiliani, per quale motivo? Perché evidentemente noi italiani amiamo questo genere di persone, amiamo questo genere di sessualità, sa, non lo so. Poi appunto continua perché indamora qui, perché rimane ancora qui, torna nella tua Italia, le solite cose, ragazzi. Altro posto, qui si stava, in quel periodo si stava preparando la Coppa del Mondo del 2014 e il segretario generale della FIFA, vedendo i continui rallentamenti, i continui lavori non finiti, eccetera, eccetera, diciamo che sono un po' arrabbiato. E appunto ha detto in un'intervista che il Brasile avrebbe bisogno di un calcio nel sedere, più che giusto. Ora, che colpa ne ho io se il segretario della FIFA ha detto una cosa del genere? Però evidentemente a qualcuno poi pensa che sia colpa mia. E appunto questo altro anonimo, brasiliano evidentemente, anche lui si sente offeso. Parla di molte di tante cose, però poi alla fine cosa dice? Dice che io sono una persona che finge di parlare bene di alcune cose, ma poi in verità sono un grande falso. Dice ovviamente di tornare nella mia terra, dice che mia moglie dovrebbe avere pena di me per quello che sono, eccetera, eccetera. Ma lasciamoli parlare. In quest'altro posto, come essere felici in Brasile, diciamo che davo alcuni consigli per chi volesse venire a vivere in Brasile e volesse essere appunto contento. Quindi dicevo di amare il caldo, di non avere troppa fretta, di non amare le cose organizzate, insomma, le solite cose che chi vive in Brasile le conosce bene. A me sembrava che fosse un post, non dico divertente, però simpatico, cioè non stavo prendendo in giro nessuno, ho solamente detto diciamo, la mia opinione su come dovrebbe essere la vita di una persona qua in Brasile per poter essere felice. Penso che sia un italiano, non ho idea, però non riesco a capire perché un italiano dovrebbe dirmi una cosa del genere, però. In ogni caso, come potete leggere, bando di nulla facente, andate a lavorare, falliti. Ma che cazzo vuoi? Ma non ho capito. Sei solo un povero paesano, torna in Italia. Cioè, sono un paesano, sì, in effetti non sono nato a Novara, una piccola città di provincia. Ma perché dirmi una cosa del genere? Altro posto, a mio parere, uno tra i più simpatici che ho scritto, perché sinceramente io. In questo blog cerco di parlare del Brasile, di mostrare quello che avviene qua, di dare dei consigli, quindi è diciamo un blog a mio parere serio, però ogni tanto mi piace anche a me scherzare, mi piace scrivere qualcosa di non troppo serio, di non parlare sempre della violenza, della sanità, di queste cose. Avevo trovato in un blog brasiliano un post in cui si diceva come far morire di rabbia un italiano. Lo diceva a modo suo. Io in questo posto ho scritto come far morire di rabbia me, quindi le cose che a me danno veramente fastidio. E qui anche in questo caso qualcuno si è arrabbiato. Questa qui è una certa Camilla. Oh, che brutto, mi arrabbio tanto, tutte queste cose, lamentabile, eccetera. Poi sono un'altra cosa, sei proprio un italiano. Eh sì, ragazzo, sono un italiano, non c'è niente da fare. In questo posto, a cultura brasiliana, parlavo del Grande Fratello, che qui in Brasile, penso come in molti altri paesi, ha molto successo. E qui cos'era successo in quell'anno? C'è stata una specie di intercambio, diciamo così, quindi una concorrente brasiliana è andata nel Grande Fratello, se ricordo bene, della Spagna, ma non vorrei sbagliarmi. E quando è andata lì ha cominciato a parlare, a mostrare ai suoi compagni spagnoli com'era la cultura brasiliana. Ma secondo lei cos'era? Era
stando sempre in bikini, ballando il funky o la samba, insomma facendo delle cagate che dice: ma cazzo, ma se questa qui è la vostra cultura, sparatevi gente. E infatti qualcuno si è arrabbiato, per fortuna non tanto con me, qui è rivolta una certa Giuliana che era, no, dico era perché è tanto tempo che non la sento, però è una mia amica brasiliana che vive però in Italia, se ricordo bene, vicino Brescia, in cui appunto mi ha un pochino difeso dicendo: ma guardate ragazzi che lui non sta parlando male del Brasile, non sta parlando male delle brasiliane, esattamente il contrario. Il Franco si sta arrabbiando perché sembra che la cultura brasiliana sia solamente queste cose qua. Qualcuno si è arrabbiato con lei dicendo: ma Giuliana, sembra che tu ti sia dimenticata di essere brasiliana. Poi però si rivolge anche a me, appunto dicendo: e tu ragazzo vuoi parlare del Brasile pensando di essere del primo mondo? Insomma, delle cazzate che scrivono che è impressionante. E ovviamente quando non sanno cosa dire, mettono sempre in mezzo o Berlusconi o la mafia. Queste due cose qua, proprio ai brasiliani piace inserirle, quando fanno alcuni commenti per screditare noi italiani. Qui è un altro anonimo, sempre in quel post: vai fuori dal Brasile, levati dalle palle, torna dalla tua Italia, eccetera, eccetera. Ma andate tutti a fanculo. In questo post, gelo con gelo di congelo, parlavo appunto della bruttissima abitudine dei brasiliani di congelare tutto, di scongelare quando devono usare qualcosa, dopo ricongelarlo. Ma questo non solamente in casa, proprio nei supermercati fanno questo, e sappiamo che è una cosa molto dannosa per i prodotti, per la salute, per tante cose. Eppure, ragazzi, non c'è niente da fare, si arrabbiano perché. Perché è impressionante questo paese e queste persone qua che ci vivono. Non gli puoi dire niente, ma proprio niente, sono ad una permalosità che mi fa impressione. Io mi ricordo che tempo fa c'è stato Jamie Oliver, che è uno chef famoso, inglese, molto bravo, mi piace tantissimo, molto giovane, in cui in un'intervista, non so più a che proposito, ha detto che i brigadeiro, che sono dei dolci tipici brasiliani fatti con latte condensato, fanno schifo. Cazzo, non l'avrebbe mai detto. Ci mancava poco che facessero guerra all'Inghilterra. Perché è così, qui basta che gli dici: non mi piacciono, non mi piace riso e fagioli. Ah, cazzo, torna a casa tua. Cioè, vi giuro che fanno in questo modo. Cioè, a me se dovessero dire: Franco, a me non piace, mi fa schifo la carbonara, io dico: ma che cazzo me ne frega, non mangiarla, oh, pronto, risolto. Eppure invece queste persone qua si arrabbiano. Quindi, tornando al posto, io appunto parlavo di questo sistema che non va bene, di congelare e scongelare tutte le volte, e questa qua mi ha tratto giù una pappardella: ma tu Franco cosa fai ancora lì? Torna in Italia, sempre questo. Il Brasile ha tanti problemi, ma anche voi. Insomma, è così, non c'è niente da fare. Altro post che avevo scritto sempre verso l'inizio, nel 2011. Le cose che non capisco. Qui alcune cose ne abbiamo già parlato in un altro video, i misteri del Brasile. Che appunto dicevo che sono delle cose per me assurde. L'esempio che qui appunto, come ho detto, le lavatrici funzionano solo ad acqua fredda. Non ho detto nulla di male, non ho offeso nessuno. Eppure siete proprio gente di merda, mafiosi, vai a lavorare, vagabondo. Cioè, ragazzi, in questo post, Operazione Ippocrate, parlavo della sanità in Brasile, mi sembra che si riferiva a un fatto qui a Sorocaba, però ragazzi non mi ricordo tanto bene, sono passati 6 anni. E anche qui qualcuno si è arrabbiato. Erika di Udine, ovviamente è brasiliana,
inizio a dire cose vere, che questo paese qua non va tanto bene, eccetera, eccetera, però come finisce? Allora, prima di parlare del Brasile, pensaci bene e lava bene la tua lingua, stupido. Cioè, cazzo. Pillole quotidiane è stata una serie di post in cui parlavo, descrivevo alcuni avvenimenti, alcuni fatti quotidiani che succedevano qua a Sorocaba o in un'altra città del Brasile. Anche qui non ho mai offeso nessuno, non ho mai preso in giro nessuno, però come sempre. Come vedete, qui tutti mi vogliono mandare a casa, ma ragazzi, ma compratemi un biglietto d'aereo, fate qualcosa, datemi un lavoro in Italia che torno subito. Cosa vi devo dire? Caro Francuccio, cosa aspetto a tornare in Italia? Eccetera, eccetera. Re delle mentira, era un post in cui parlavo di una atleta brasiliana che gioca in una squadra di pallavolo italiana, non mi ricordo più quale. E praticamente aveva cominciato a dire che qui in Italia era stata trattata male, eccetera, eccetera. Poi ovviamente si è scoperto che erano tutte balle sacrosante. Però, come vedete, qualcuno anche in questo caso qua si è arrabbiato. Ma che schifo questo Brasile, ma perché non prendete le vostre cose e non ve le tornate in Italia? Solite cose. Solamente 13 scuole pubbliche entro le 100 migliori. Praticamente cosa è successo? Avevano fatto, qua in Brasile ovviamente, una specie di classifica, valutato le 100 migliori scuole del Brasile. E su queste 100 solamente 13 erano pubbliche, tutte le altre erano private. Succede, quando parlerò dell'educazione qua in Brasile ve ne accorgerete. E questo anonimo qua si è ugualmente risentito per quello che ha letto, non per quello che ho scritto, perché ripeto, era una notizia della Globo, se mi ricordo bene, però si è arrabbiato con me, appunto, dicendo che loro, i brasiliani, il Brasile, non può investire in educazione per quale motivo? Perché deve mandare i soldi a noi poveri italiani che non possiamo permetterci niente altro. Anche quest'altro, diciamo, piuttosto educato confronto agli altri commenti che ho ricevuto. Questo qua appunto dice che evidentemente è da molto tempo che manca in Italia, quindi le cose non sono esattamente così. Ce lo dice lui. Questo qua è già un pochino più arrabbiato, mi dà dell'ignorante, dice che non sono informato, altro sempre anonimo. Questo qua mi chiama di Champolin Colorado. Champolin Colorado è un personaggio qua del Brasile, non lo so, è un personaggio simpatico, però qui lo intende forse in modo un po' spregiativo. Tradizioni. In questo post parlavo appunto di alcune tradizioni in Italia, perché a mio parere l'Italia è molto legata alle tradizioni popolari. E questo qua, evidentemente in italiano, presumo che sia in italiano, sono tutte cagate. Saranno cagate per te ragazzo, ma per me non lo sono. Vergogna, in questo caso è vergogna 4. Anche questa qui era stata una serie, diciamo così, di post in cui parlavo di alcune cose vergognose che succedevano, che erano successe in Brasile ma anche in Italia. Ma come ho detto, qui non puoi dire niente perché qui si arrabbiano subito per qualunque cosa. Se il Brasile fa così schifo, perché non ve ne tornate in Italia? Che cazzo ci fate qua? Questa qui appunto dice che è stata in Italia per 3 anni, però non gli è piaciuto, è tornata in Brasile. Ma che cazzo me ne frega a me? Bene, questi appunto, come avete visto, erano alcuni, non tutti ovviamente, alcuni dei commenti, diciamo, peggiori che ho ricevuto. Ne ho ricevuti molti altri, però come ho detto, alcuni li ho praticamente eliminati da quando appunto ho adottato l'altro sistema dei commenti. Altre persone, specialmente italiani, dopo che mi hanno
offeso dopo che hanno fatto commenti poco piacevoli, e io ovviamente gli rispondo sempre per le rime, hanno eliminato i propri commenti, quindi non ho potuto mostrarvi a voi, quindi non ho potuto mostrarli a voi. Però in ogni caso sappiate che bene o male, da quando ho avuto il blog, di insulti ne ho ricevuti tantissimi. Bene, io ho voluto appunto condividere con voi questo video perché, come si dice, mal comune mezzo gaudio. Spero, come sempre, che anche questo video sia stato interessante per qualcuno. Continuate a seguirmi, ho già praticamente pronti altri due post, devo solo trovare il tempo e un po' con la voglia di prepararli e di postarli qua su YouTube. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!